De Rossi dell'Università di Trieste. L'intervento sulla letteratura dell'esodo, docente appunto di lettere italiane all'Università di Trieste, carriera importante costellata da riconoscimenti e incarichi accademici, ha una particolare attenzione ai giovani autori e autrice di numerosi saggi. Cari, presentazione spiegata, e mi piace questa accenno ai giovani autori perché porta bene per il futuro. Va bene, allora passiamo alla parte letteraria. Io sono molto contenta, direi sono necessario venire dopo la parte storica perché mi aiuta a chiarire una serie di problematiche legate proprio allo specifico statuto della letteratura e ai romanzi dell'esodo. Allora, l'esodo, abbiamo visto, dura un periodo abbastanza lungo, lo possiamo far partire dal 43, insomma dal 47 in ultima analisi, continua fino al 54 con qualche gruppo anche successivo, ma come dire, le prime testimonianze letterarie non sono testimonianze di esuli. E vi chiedo, così se vi siete mai chiesti, perché dunque comincia negli anni 50 questa sequela di testi sull'esodo, nello stesso momento in cui è all'apice una corrente letteraria molto importante che si chiama neorealismo, che tratta, come dire, della sconfitta del fascismo, della resistenza e poi anche di una serie di tematiche politico-sociali. Ma il neorealismo in qualche modo e diciamo la narrativa legata alla resistenza si è storicamente esaurita, mentre invece non si è assolutamente esaurita, anzi pare prendere sempre più vigore la tematica sull'esodo. Ultimamente nel 2014 Simone Mestricchi ha messo su una pièce teatrale e poi ha tratto un testo narrativo proprio su. Come mai questa attenzione? Qual è la spinta che porta a occuparsi ancora di un qualcosa che è definitivamente finito, perduto? Bene, la letteratura è qualcosa che tratta esattamente la stessa materia di cui abbiamo sentito parlare questa mattina, ma in una prospettiva totalmente altra. Noi oggi abbiamo assistito a una sequenza molto interessante, molto importante, di tentativi di dare una spiegazione storica quanto più possibile oggettiva di fatti accaduti e raccontati attraverso il documento. Quindi fare storia significa fare una ricostruzione documentaria di eventi che certamente, come voi sapete, non sempre vengono letti nella stessa chiave, anche la storia non perviene a una verità definitiva, ma anche, diciamo, lo storico, come dire, racconta una propria visione dei fatti attraverso e il ritrovamento di nuovi documenti, ma anche attraverso un sentire comune che in qualche modo condiziona la lettura della sequenza di documenti che viene trovati. Questo è tanto più forte come tipo di tematica per quanto riguarda la letteratura. Allora, che cosa, torno alla domanda di prima, che cosa ha portato a mantenere aperta questa ricerca di una identità perduta? Beh, proprio il fatto che la ricerca dell'identità di chi scrive sull'esodo è qualcosa che non può essere più verificata attraverso il documento. Io ho letto per l'occasione diversi romanzi, poesie, racconti che parlavano dell'esodo e se nella, diciamo, nell'immaginario letterario c'è un simbolo che in qualche modo fino a questo momento ha significato la volontà di tornare sui luoghi della propria infanzia perduta, questa è Itaca. Itaca è uno di quegli stereotipi, di quelle, diciamo, situazioni topiche narrative per cui è diventato, insomma, il modo di rientro verso una terra perduta dopo aver fatto un'esperienza
curata tanti anni e si ritrova in Itaca qualcosa. Ebbene, invece il simbolo che caratterizza la letteratura dell'Esodo non è Itaca, ma è Atlantide, cioè qualcosa che è scomparso definitivamente, che non si può più ricostruire. Non si può più ricostruire per un motivo molto semplice, perché tutto quanto uno ricorda rispetto alla propria infanzia o ai racconti che della propria infanzia da altri sono stati fatti, non c'è più. Perché i nomi, la toponomastica, perché il modo di cucinare, perché la lingua stessa, perché la comunità, la collettività che c'era allora è definitivamente distrutta. E quindi ancora oggi addirittura i figli degli esuli, cioè quelli che non hanno vissuto l'esodo e che non possono ricordare ma hanno sentito parlare di questa infanzia misteriosa, affascinante, in luoghi che ormai sono diventati luoghi di villeggiatura importanti. La Croazia si vede adesso come luogo assolutamente pacificato, con pacchetti vacanza molto convenienti, tra l'altro mari splendidi, isole fantastiche e cose di questo genere. E non coincide più appunto con quello che nel ricordo di queste persone era la Croazia, era l'Istria, era la Slovenia, erano le terre cioè su cui si sono svolte queste tragedie. Allora, il primo testo importante che è uscito sull'argomento è Terra Rossa di Marino Varini. Marino Varini è uno storico e nel 1953 è uscito contestualmente ad altri testi neorealisti, è in terza persona evidentemente perché la ricostruzione di un occhio estraneo ai fatti, e nel fare un romanzo deve avere presente, se non è un romanzo d'avanguardia, un romanzo diciamo innovativo dal punto di vista stilistico, tiene presente un modello letterario che è abbastanza assestato, e in questo caso è molto probabilmente la tipologia del romanzo di formazione all'Ippolito Nievo. Le confessioni di un italiano sono praticamente così il modello forte, dove la storia dell'Istria, che comincia in tempi molto più antichi rispetto a quelli dell'Esodo, nella ricostruzione del romanziere, è simboleggiata da un personaggio di invenzione, di finzione, come è la letteratura, una certa Teresa, una popolana, che può raccontare la sua esperienza ultracentenaria dal tempo diciamo della dominazione francese, poi via via quella austriaca, quella italiana, di nuovo poi quella jugoslavia, così via. E comincia a fissarsi un archetipo forte per questi racconti, che è la successione nel tempo, nello stesso spazio, di nazionalità e di culture molto diverse. La frase tipica che molti esprimono è: sono nato austriaco, poi sono diventato italiano, poi sono diventato jugoslavo, pur senza nomi mai da lì a posto, ecco, per quanto riguarda quelli narrati. Allora, nel 1953 il romanzo è stato pubblicato, è stato pensato evidentemente prima. L'ipotesi e il punto di vista da cui il narratore narra è ancora abbastanza incerto rispetto al destino di queste terre, e infatti il punto di vista con cui racconta gli eventi che questa mattina sono stati raccontati, alcuni di questi, perché la narrativa evidentemente accentua alcuni momenti a scapito di altri, non racconta tutto, seleziona molto, ebbene è quello di un monito alle potenze perché rispettino quelle che sono le peculiarità di questa regione, cioè una forte identità italiana insieme ad altre identità, la cui convivenza non viene certamente, esaltata. Marini si rende perfettamente conto della difficoltà della convivenza di culture diverse, ma è compito delle potenze, secondo lui, vincitrici del conflitto, quella di non snaturare completamente queste terre. Quindi è una ricostruzione in terza persona con personaggi di fantasia
che però ripercorrono una storia che viene documentata in maniera molto concreta e anche abbastanza esatta. Un'altra tipologia di racconto dell'esodo è quello invece in prima persona, e qui le cose evidentemente si complicano, perché quando il racconto è in prima persona difficilmente si tiene conto del punto di vista degli altri. E guarda caso, il racconto che a me è più interessato in questa circostanza è quello di Paolo Sant'Arcangeli. Il romanzo si chiama Il posto dell'aquila decapitata, e Paolo Sant'Arcangeli è uno nato a Fiume, ebreo, quindi è, come dire, appartiene a quel tipo di cultura che ciclicamente, ahimè, viene abituata a subire in qualche modo esodi, per cui innesta il suo racconto su una tradizione di memoria collettiva della propria gente che tende non tanto a mostrare la novità della tipologia di quel tipo di esodo, anche se ci sono molti racconti e molti episodi autobiografici, ma a mostrare la solidità della storia. Quindi Paolo Sant'Arcangeli che cosa ci viene a raccontare? Ci viene a raccontare la storia di Fiume attraverso i documenti, e quindi con l'offerta di una testimonianza, tra virgolette, oggettiva, e il racconto invece individuale e personale che interviene nel dare l'atmosfera, no, in cui questi eventi si sono manifestati, per finire con un'osservazione veramente tragica che gli interessa in maniera particolare. Come voi sapete, una degli obblighi della cultura ebraica che viene ricordato continuamente nella Bibbia è l'ordine, il bisogno di ricordare. Ricorda è una delle parole chiave dell'intero racconto biblico. Ecco, allora, quello che Sant'Arcangeli mette in evidenza non è tanto lo scontro tra etnie diverse, l'ebreo è transnazionale, quindi non è quello il problema che lui mette in primo piano, ma è invece il memoricidio che è stato compiuto ai danni della cultura italiana. Infatti il porto dell'Aquila decapitata accenna appunto a una, come dire, a un tentativo di sradicare i segnali esterni, anche architettonici, anche artistici, di quella che è stata la presenza, che è data appunto da tempi molto molto antichi, dai tempi romani anche prima, e che testimonia appunto di una stretta connessione della cultura italiana con quella invece di altre nazionalità coesistenti o preesistenti o postesistenti. Insomma, il problema di Paolo Sant'Arcangeli è quello appunto di dire: io ricordo qualcosa, ho la memoria di qualcosa che non potrò più avere, perché se torno a Fiume adesso la trovo profondamente cambiata, non tanto perché sono stati costruiti nuovi edifici, ma perché alcune abitudini, alcune consuetudini, alcuni fonemi, alcune cadenze dialettali, cioè quelle cose che fanno la nostra personalità, la nostra persona, che covano nel profondo di noi, al di là di ogni decodificazione logica e razionale che possiamo dare, proprio il legame affettivo con la madre, intesa proprio in senso ampio, patria, no? Ecco, quindi Paolo Sant'Arcangeli si incarica di avvertire anche altri che vorranno poi raccontare le proprie memorie, che per questo tipo di esilio è necessario continuare a parlare per costruire non soltanto la storia, ma una geografia antropologica che ormai si è completamente snaturata, è irrecuperabile, perché quella cultura, quella lingua, quel parlato, eccetera, eccetera, sono stati in qualche modo stravolti. Quindi si tratta di fare una lotta di resistenza non contro
un nemico che ormai nel 1959 non è più quello che poteva essere nel 1947. Ma il nemico vero è questa perdita di memoria che, secondo Sant'Arcangeli, è un fatto gravissimo. L'anno dopo esce questo romanzo di Tomizza, Materata, che a Trieste ha fatto scandalo all'inizio, dobbiamo dirlo, perché Fulvio Tomizza, nel momento in cui raccontava le motivazioni per cui tardi, dopo 54, ma anche lui, tanto se ne è andato prima, ha scelto l'esilio, sono motivazioni abbastanza difficili per quel periodo che si trovava, in cui si trovava in Trieste. Dunque, fa in prima persona, certamente la tecnica narrativa è una tecnica memoriale, e voi sapete che la memoria, a differenza del documento storico, funziona attivando una serie di cesure e di ellissi e di analisi che deformano il documento, chiaramente, cioè una presa di posizione assolutamente personale, che però si avvale anche e deve poggiare, per essere tale, su una memoria collettiva. Cioè, perché la memoria di una cultura sopravviva, bisogna che continuamente se ne parli. Chiaramente cambia col passare del tempo, si aggiorna, ma certamente il punto di vista è soggettivo e deve essere soggettivo. Quindi è come dire, complementare e opposto come metodologia e come risultato a quella della ricostruzione storica, come abbiamo visto questa mattina. Cioè, le cose sono quelle, ma la prospettiva da cui vengono mostrate nel testo sono diverse. Per esempio, Tomizza fa autore di una cultura non come quella di Fiume Marinara, ma una cultura contadina. È un tipo di cultura questa che sta esattamente uguale di qua e di là del confine. Anche la lingua, ecco, la lingua in cui Tomizza scrive in Materata, quando riporta il dialogo dei contadini, non è sulla lingua che si vede la differenza tra l'italiano e lo sloveno, perché parla di un dialetto che è molto simile, con termini slavi, soprattutto quelli relativi agli attrezzi che servono per lavorare nei campi, e altri italiani, cioè non c'è una differenza linguistica molto netta. Oltretutto Tomizza in questa fase non era alieno da simpatie, diciamo, socialiste, quindi non è neppure l'ideologia che si contrappone a quella di un esule che forse, come in certi racconti vedremo succede, era abbastanza condiscendente, si trovava bene all'interno invece di un regime come quello fascista, che anche questo c'è stato, cioè gli autori lo testimoniano. Ecco, perché viene via allora? Qual è l'elemento che in qualche modo lo scarica da quel territorio? È proprio il venir meno a quelli che sono i fondamenti di una cultura contadina che, come tutti sappiamo, è fondata sulla solidarietà di gruppo, cioè il contadino ha bisogno della solidarietà degli altri, ha nella famiglia, nella procreazione insito, no, quello che è il proprio futuro, è legato alla terra, ha una cultura in qualche modo religiosa, riconosce il passare delle stagioni, la regolarità del ciclo, eccetera, 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 molto diversa dalla cultura marinara di Fiume, che è antitetica proprio in quel modo, capire, che è profondamente antitetica come serbatoio di valori. Ebbene, dice il protagonista che hai visto, volevano che firmassi quella carta per mettere in disgrazia un uomo. È esattamente quello che ci diceva Raul Pupo questa mattina. Però vedete qui come è declinato, non in senso politico-ideologico, ma è declinato invece in senso umanitario. Cioè, io non posso essere delatore, ma non perché fascista e io comunista o viceversa, perché un uomo, cioè quello che il regime appunto
il comunismo di Tito imponeva era il venir meno a quelli che erano i presupposti sacri di una cultura che non poteva invece che essere un tessuto, una rete in cui le famiglie e un intero nucleo, un intero paese si relazionava uno con l'altro. Se si spezza questo, basta, è finita, si viene via. Poi Tomizza ha continuato a scrivere lungo tutto il corso dei suoi anni e ha scritto dei romanzi molto belli in cui poi anche così ha cercato di capire cosa gli era successo, quali sono gli stati, i motivi di assenso e di dissenso, perché è rimasto fino al 54, non è andato via prima. Ecco. La quinta stagione, forse il romanzo di formazione più bello in questo senso che è riuscito a scrivere. Ecco, quindi non la lingua, non la cultura, la tecnica narrativa è quella delle colli regali, cioè un tentativo di non interpretare i fatti, cosa che vuol dire fa, certo, però tecnicamente la volontà espressa è questo, ma di registrare la storia fino al punto di non rottura, fino a quando il protagonista non può più accettare altro senza che sia successo poi nessun elemento traumatico che l'ha portato a questa scelta. Ma è dopo Osimo, dopo cioè che ormai la situazione era irreversibile davvero, che sono cominciati a fioccare racconti sull'esodo, soprattutto ad opera di donne. Io ho qui un elenco di una ventina di romanzi scritti da donne, in cui spiccano alcune professioniste come Marisa Baglieri e Anna Maria Mori e Elena Milani, che sono romanziere di professione in qualche modo, per cui trattano la materia giusta proprio a principio, cioè con tutte diciamo così le capacità tecniche di attaccare da sé, no, la materia e di offrirla in modo che sia il lettore poi a intervenire sulla decodificazione dei fatti. Quindi invece molte altre che hanno scritto questo come il romanzo della loro vita e non hanno questa capacità di costruzione, di ricostruzione, non usano quelle che devono essere usate in letteratura, cioè le finzioni, perché la letteratura è finzione, infatti guai a leggere il testo letterario come se fosse vero, perché dobbiamo sempre farlo supportare da un'interpretazione che è simbolica, se no non si capisce niente, se no allora è meglio ascoltare uno storico che leggere, no, perché ci dice molte più cose altrimenti. La letteratura deve avere questo patto narrativo, io ti racconto delle cose che non sono vere, che Astolfo va sulla luna, ma nessuno si meraviglia che questo accade, perché siamo in ambito letterario. E così alcuni personaggi, come vedremo anche nel romanzo dell'Esodo, possono fare cose assurde, ma noi ci crediamo perché è il patto letterario che ci lega l'autore. Viceversa, queste donne sono molto naif in questo senso, ma ci vengono a dire una serie di cose proprio in questa loro incapacità di mediare il racconto attraverso la costruzione di un personaggio diverso, troppo diverso da sé, ci devono dire cose molto interessanti. Intanto sono racconti in prima persona, dichiarati, ideologicamente scorretti, perché dichiarano immediatamente l'odio verso gli islamici, cioè su questo non ci piove, cosa che un letterato di professione farebbe invece emergere eventualmente dai fatti. E raccontano questa storia senza voler passare attraverso l'esemplificazione dei fatti storici, cioè loro raccontano di sé creando un personaggio che è il loro essere da giovani, perché sono racconti scritti quando ormai erano persone mature e quando ormai avevano in qualche modo risolto i problemi terribili dell'esodo, perché avevano ormai ricostruito altrove la loro casa, perché questo è il punto di partenza. Vedere come si sia disfatta una casa e attraverso quali prove poi siano riuscite a ricostruirne un'altra. Ed ecco che noi abbiamo qualche flash storico assolutamente sconnesso a un tessuto narrativo che
come dire, recupera la memoria attraverso il filo del ce l'ho fatta, sono riuscita, nonostante la cattiveria di quelli che mi hanno proibito per molti anni, no, di avere una casa decente. E qui vengono fuori tutte le descrizioni dei campi profughi, perché attraverso questi racconti un po' rozzi, ma viene fuori una cosa molto importante, che gli esuli si vergognavano di essere esuli. E questa è una cosa tragica, no? Una cosa tragica che la letteratura femminile registra senza mediazioni ideologiche. Anche Madieri, che pure è molto più raffinata nel porre la stessa argomento, ma diceva: io non sapevo più come riuscire a eludere la domanda delle mie compagne di scuola: dove abiti? Mi vergognavo a dire che abito in campo profughi. E Madieri veniva da una famiglia, diciamo, di Fiume, per l'appunto, laddove la cultura cittadina in qualche modo aveva garantito una certa preparazione culturale, che poi ha messo a frutto benissimo negli anni successivi. Ma pensate a molte di queste donne che vivevano nel centro dell'Istria, in paesi dove si andava a scuola fino alla quinta elementare, ma dove poi magari la vita scorreva intorno alle feste di Natale, alle ricette della nonna, alla passeggiata in centro con le amiche, e dove i passaggi, no, degli anni erano scanditi, come in tutte le culture contadine, dalla trasformazione del corpo, quando sono diventate adolescenti, quando hanno avuto il primo figlio e così via. C'è una scansione cronologica che elude i nodi della storia, per cui la storia è vista comunque come qualcosa di losco, di cattivo, uno scandalo, come diceva Laborante, no? La storia del Laborante, appunto, non a caso è un punto di vista femminile, perché non si capisce perché ci deve essere una guerra. E guardate, vi leggo una frase tratta da Bora, di Anna Maria More e Rita Milani, quindi due professioniste della penna, anche perché Anna Maria More ha scritto Bora quando ormai era una giornalista affermata. Ma è qui la differenza, appunto, dal racconto femminile al racconto maschile. Dice la moglie: il femminile al quale appartengo come radici di terra e di mare, degli uomini ha sempre segretamente riso o pianto. Ma tra riso e pianto non c'è mai stato, e credo continua ad esserci fino in fondo, il coraggio di analizzare, per cambiarlo, un principio di virilità che continua a fondarsi da sempre sul vino e sul sangue, sull'inevitabilità positiva della guerra e della prova di forza fisica, che poi sia la traduzione nei fatti di una reale debolezza morale che glielo dice agli uomini, se non le donne. E perché? Siamo nel 98, è crollato il muro di Berlino, l'ideologia ormai si è dispersa, tutte quelle tensioni che stamattina, appunto, gli storici mettevano in evidenza tra i vari tipi di comunismo, cioè ormai è fatto passato, di questo le donne non se ne interessano, e usano come tempo storico della narrazione, vedete, quello che Genet chiama l'intercalato, cioè il presente, che è il punto di vista da cui guardano il passato, un presente rasserenato, ricostruito, pacificato, e un passato che invece è letto come assurdo. E qui emerge proprio spontaneamente, no, la falsa coscienza di alcune, come dire, sì, di alcune culture italiane, cioè il rapporto con lo slavo. Dice: ma come questi che c'erano sempre inferiori, perché facevano i contadini, a un certo punto hanno osato cacciarci dalle nostre case, no? È la falsa coscienza, insomma. Cioè, è chiaro che qui è dichiarato proprio, come dire, che lo slavo è colpevole di ciò, proprio quello che era trattato anche con molta gentilezza, no? Da parte degli italiani. È chiaro che qui è l'ideologia che vince, no? Quindi la storia non è quella che visto in documentari, assolutamente, ma è quella trascorsa dentro la famiglia, nei rapporti quotidiani con gli altri. Un rapporto che poi, colpa degli uomini, si è completamente stravolto. Loro sono state costrette ad uscire, e molte volte nel racconto, il 43, che è l'anno in cui il duce appunto perde e cade,
e muore sempre un nonno, a segnare proprio simbolicamente la fine di un'era di incertezze, di ordine, di disciplina, di sicurezze, che viene infranto miseramente da questa guerra. Noi troviamo ricette di cucina, troviamo frasi dialettali, troviamo messe sullo stesso piano il bucato che si stende, la bomba che cade, gli occhi di Susine, ma anche una cassa da morto piena di giocattoli, perché il corpicino della persona, del bambino, non si trova più, è stato disintegrato. Quindi sono dei flash che non vengono collegati attraverso una logica, perché la logica non c'è assolutamente. Si profila così un testo che è quello che racconta le vicende storiche e il paratesto. Il paratesto è, come dire, ciò che accade per aver attraversato questa storia. Abbiamo uno scrittore sicuramente di grande livello stilistico, Enrico Moro, Amici di Moro Fiumano, ma non l'ho scelto apposta, mi sono accorta dopo che erano tutti provenienti da un tipo di cultura che riusciva a simbolizzare forse in maniera più forte che gli altri. Racconti di fiume, altre storie, il baratro. Non parla del testo, storia testuale, e non documenta ciò che accade, ma parla dell'incubo che è rimasto. È una scrittura surreale, è una scrittura in cui la parola foglia non c'è mai, ma si capisce che di quello parla e che quello è rimasto proprio il suo simbolo ossessivo, la metafora ossessiva della sua esistenza, il poter sparire da un giorno all'altro, anzi da una notte all'altra, il dissolversi e il perdere completamente ogni forma di rapporto con gli altri. Dopo il muro di Berlino cambia moltissimo la scrittura dopo il muro di Berlino allora si comincia a valutare il passato in termini strategici. Siamo in Europa, è chiaro che quella guerra non riguarda più il cittadino europeo, resta il ricordo, ma non è più così urgente, così cogente il confronto culturale. È chiaro che ormai anche il concetto di identità ha subito delle metamorfosi forti, per cui è chiaro che cercare la propria identità è assurdo, perché tutti noi, tutti quelli nati in quella zona, abbiamo nonni slavi, tedeschi, cosa significa essere italiani, cosa significa essere tedeschi, cosa significa essere croati o sloveni? Cioè in ciascuno di noi c'è parte del sangue, per dire, di quella parte d'Europa, perché quella è la nostra. Allora, per esempio, c'è un autore, Fulvio Azzellotti, tra l'altro nipote di Svevo e zio di Susanna Tamaro, questo è il significato, no? Cioè, se io non sono io, sono un nipote o un zio, però anch'io scrivo, e ha scritto Zara, addio, Zara, appunto, città martire, come abbiamo visto, città che ha subito, è stata rasa al suolo, 43 bombardamenti l'anno, assolutamente rasa al suolo. E allora lui ricostruisce questa storia, guardate, dal punto di vista non dell'adulto, ma dei ricordi di lui bambino, quando non poteva cogliere assolutamente il perché delle lotte tra i vari componenti, cioè le varie partigianerie. Lui qui fa appunto nota che è nata lì la guerra partigiana, laddove era, dice, una guerra che non veniva fatta, o delle azioni che non venivano fatte in nome di un ideale collettivo del popolo, come il Risorgimento, ma neanche come la prima guerra mondiale, ma da parte di un gruppo che non si riconosceva negli ideali, nei destini di un intero popolo, no? Quindi evidentemente ha letto Carl Schmitt, Teoria del Partigiano, perché altrimenti non sarebbe riuscito. Ma quello che il lettore recepisce è appunto l'assurdo di questa guerra, perché Azzellotti ci racconta prima
delle sagre dei morlacchi, della festa della vendemmia, dove lavoravano tutti negli stessi campi. Certamente gli sloveni erano i contadini degli italiani, che erano la borghesia o proprietari per i ricchi, e che qualche volta li hanno aiutati durante la fuga. Ecco qui Anzedotti, attraverso il ricordo di altri zii e di altri parenti, ricostruisce quello di cui si parlava questa mattina, come la fuga clandestina, quella cioè non ufficiale, non riconosciuta, cui non è stato dato appunto il permesso, avveniva. E tante volte i servi slavi degli italiani riconoscevano i padroni e, in un moto così ancora di fraternità contadina, li aiutavano a scappare, a fuggire. In qualche caso no, ma in qualche caso sì. Ecco dunque che abbiamo un tipo di racconto che tiene conto del punto di vista della memoria collettiva, che si è evidentemente modificata, e la memoria, noi sappiamo, non è netta, non è mai neutra, ma rielabora il ricordo in funzione del punto di vista che è quello attuale, che è un meccanismo che Paul Ricord ha messo molto bene in evidenza, cioè il tempo si ricostruisce a seconda di quello che ci interessa far emergere, quindi è chiaro che le memorie cambiano a seconda della prospettiva verso cui si va a parare. Il romanzo lo registra. Ecco, ce ne sono molti di questi racconti, ma il tempo passa e volevo finire, perché il romanzo dell'Esodo ha una sua storia interna. Per esempio Bettiz è un grande romanziere, un grande scrittore, quindi è chiaro che quando scrive appunto il suo testo Esilio ha in mente modelli narrativi molto forti. È uno studioso della cultura tedesca e questo Esilio è calcato sui Budendorf di Thomas Mann, perché lui ricostruisce la genealogia della sua famiglia a partire dalla quinta generazione in là, quando appunto nelle province di Lille, al tempo dei francesi, il suo trisavolo Girolamo, per far sì che appunto le province di Lille fossero coperte da una rete stradale efficiente, beh, aveva messo su un'impresa di costruzioni e un cementificio, da cui le sue fortune, sue e anche di Zara, no? E quindi abbiamo proprio Budenbrock, diciamo, dalmati in qualche modo, no? Invece che tedeschi, quindi con storie di matrimoni, racconti di feste. È un libro godibilissimo, le maglie che venivano dall'interno, no? Questo grande crogiolo di razze che in qualche modo andava, in qualche modo formava una specie di sinfonia di culture, di cibi, di suoni, eccetera, eccetera, eccetera. E racconta in termini umani, no? Il modo in cui la letteratura racconta, non in termini oggettivi, ma in termini di interpretazione del sentimento, ciò che è successo, cioè i Budenbrock si sono sfatati quando l'ultimo Arno Budenbrock è diventato un intellettuale. È chiaro che i valori borghesi di ricchezza, di costruzione, no? Di una fortuna sono stati in qualche modo respinti, e l'intellettuale distrugge tutto questo e Budenbrock in qualche modo scivolano verso una situazione economica che non gli fa più le famiglie importante di Lubecca. Ecco, qui che cosa è successo invece? La famiglia si è sfasciata perché? E quali sono stati i conflitti forti di una famiglia cresciuta sulla multiplicità, con grande gioia, fantasia e senso del divertimento anche tra nasciaresco? È perché si è smembrata tra anime slavo-comuniste e l'Italia fratentalico-fasciste. All'interno della stessa famiglia questa unità compatta si è sfaldata. E di nuovo Bettiza, quando decide di partire, la sua famiglia poi ha optato per la cittadinanza italiana contro quella jugoslava, e qui c'è tutta la descrizione degli eventi che oggi ci sono stati raccontati. Salta su un piroscafo che lo porta in Italia, sull'altra sponda, e ricorda Diocleziano, cioè che aveva fondato Sparta, no?
e vede sparire all'orizzonte questa sua città e capisce che il suo esilio era davvero cominciato. Esilio perché quella città, così come l'ha lasciata, non ci sarà assolutamente più. Deve tenerlo fermo nella memoria, perché altrimenti svanisce. E così via, un altro grande romanzo, Nasce in guerra, di Piero Taticchio. Anche qui ormai il conflitto viene simbolizzato e la tragedia dell'esodo diventa filtrata e viene filtrata attraverso l'immaginario letterario, che implica quindi una costruzione totalmente diversa. L'incipit è a Pola nel 47, quando gli inglesi, il giorno 10 febbraio, gli inglesi se ne vanno e Maria Pasquinelli appunto spara, il famoso colpo di rivoltella, per protesta, perché si sentiva tradita e così via, no? E anche Taticchio ricostruisce una cultura non libresca, però, perché non è questo che ormai conta più, ma è una cultura interiorizzata, una cultura simbolica, e un pescatore che fa naufragio e che trova un grongo delle dimensioni enormi, cioè l'esilio viene e l'esodo viene simbolizzato, diventa qualcosa che va ben al di là quell'esempio, del particolare esempio storico, e ciò è anche in qualche modo attestato dal ritrovamento su alcuni scogli perduti nel mare del nodo di Salomone, che è lo stesso simbolo che viene attestato nella terra venita, nei mosaici di Grado e di Aquileia. E come vi dicevo, l'esodo, il racconto dell'esodo continua anche nei discendenti. Uno che ha lavorato parecchio sul tema è Zandel, Diego Zandel, che sicuramente conoscete, e che ultimamente ha scritto un testo che si chiama I confini dell'odio, dove in cui il protagonista è andato a vedere la guerra nella ex Jugoslavia e a testimoniare quello che stava accadendo. E vedete come ormai l'esodo diventa figura letteraria forte, perché dice: ho visto i profughi, che questa volta però erano profughi croati o slovini, profughi come lo erano stati i miei genitori, come migliaia di istriani, birmani, dalmati, che gli jugoslavi, tutti insieme, croati, serbi, sloveni, bosniaci, dal 45 al 55 avevano spinto a lasciare le terre abite. Le formazioni partigiane di Tito risalivano dal Gorsi Kotar, dalla Bosnia, dall'interno della Jugoslavia, entravano nelle città italiane, istriane, scusate, nelle piazze, ballavano il coro. Agli italiani dicevano: andatevene, questa terra è nostra. Anche i miei genitori abbandonarono Fiume in fretta e furia, senza documenti, in treno, a piedi, mescolati ad altri fuggitivi. Raggiunsero Trieste e così diventarono profughi. Profughi. In quei volti smarriti che incontrai a Pago, come per una ritorsione del destino contro i persecutori di una volta, riconobbi i volti dei miei genitori, della mia gente. Fino a quel momento avevo soltanto potuto immaginarli attraverso i loro racconti. Ecco che il profugo diventa un ente metastorica, metastorica. Avevo cominciato parlando di Cristicchi, voglio finire, perché ha scritto un testo molto interessante in cui un commissario, un archivista mandato da Roma, arriva al magazzino 18 di Trieste e comincia a fare l'inventario e dice: cos'è questo esodo? Cos'è questo esodo? Non sa neanche cosa sia esodo, no? E poi dice: ah sì, certo, il villaggio Giuliano Dalmato. Ma chi era questo Giuliano Dalmato? No? Ecco, allora direi che il grande sforzo che è stato fatto proprio da questi scrittori, dagli storici, è quello di salvare proprio dall'oblio un evento che è stato importante, è stato davvero drammatico, è stato tragico, che per molti anni è passato sotto silenzio, e il fatto che adesso si dica esodo e non esodo credo sia già un fatto
positivo, grazie. Il Libero Comune di Polio di Sindio è una delle associazioni che riuniscono i profughi istriani. Io vengo considerato un profugo di seconda generazione perché i veri profughi erano i miei genitori, tuttavia più che di seconda generazione io potrei essere considerato di prima e mezza generazione, perché sono venuto via realmente anch'io, avevo 9 anni, ho questi ricordi, non sono venuto via da Pola con il Toscana, sono venuto via con un ragazzo, abitavo a Brioni, ho fatto un viaggio bellissimo allora con gli occhi dei 9 anni, però tragico come questo. Il Libero Comune di Pola in Esilio ha delle attività, promuove degli interventi, abbiamo ad esempio ripubblicato in copia anastatica le prime 3 annate dell'Arena di Pola, che è un documentario molto importante. Abbiamo anche realizzato questo video che adesso vi propongo, tratto dalla cisterna. È una riduzione di un precedente lavoro che durava 2 ore, ma siccome voi siete bravi, abbiamo pensato che è meglio ridurlo a 35 minuti. È un lavoro fatto da una compagnia teatrale semplice, di attori sì professionisti, ma insomma non di elevatissimo livello, tuttavia ha la sua importanza, perché mette in evidenza quello che è successo ad una famiglia molto semplice, con chi se ne va via, chi rimane e poi soprattutto quello che succede quando si torna. In questi documentari importantissimi si vede solo la prima parte, quando siamo venuti via. Pensare a quello che succede a noi quando torniamo e andiamo davanti alle nostre case e non ci possiamo entrare perché sono abitate da qualcun altro, questo è un altro elemento su cui pensare. Io sono tornato a Brioni dopo 40 anni, sono andato davanti alla mia casa, ho visto degli ufficiali alla finestra e ho provato a chiedere, scusi, posso venire a vedere? E questo qua che non capiva una parola di italiano, e io d'altronde non so una parola di croato, mi ha risposto, recepzia. Cioè lui mi ha mandato in albergo a chiedere una stanza in albergo, non ha capito che volevo andare a vedere a casa mia. Quindi vi chiedo di vedere questo filmato. Noi l'abbiamo già proposto nelle scuole, secondo me può essere un valido strumento per attirare l'attenzione dei ragazzi delle scuole, come ha detto il professor Cook. Qualora foste interessati, io ne avevo 3-4 copie che ho già distribuito, le potete richiedere e le potete avere. Vi proponiamo questa visione. Cari partecipanti, buonasera. Oltre, diciamo, accennerò agli eventi, ma c'è anche una parte di questo, o meglio, una parte di come fummo accolti della Puglia, forse potremmo anche allargare a come fumo conti in Italia. Qui soprattutto, se voi guardate il programma, si parla del Collegio Niccolò Tommaseo, che fu una cosa specifica di questa bella città, che ci ha fatto anche conoscere questa regione. Io sono legato alla Puglia, poi mi hanno legato un'altra volta, scusate il gioco di parole, perché una mia figlia maggiore si è sposata con un ragazzo di Sant'Eramo che sta nelle Murge, e la seconda figlia invece in compenso è figlia di un semifidanzato, non dicono niente, ma insomma sono un poco come dicono, come fanno oggi naturalmente, cioè poi non si sa come, e quindi Lecce, bravissima persona, dico alle ragazze pugliesi, qui cominceranno a seccarsi perché diranno ma porca la miseria, perché se ne vanno a cercare queste stupide, ma c'ho 2 maschi
e quindi che non sono sposati e quindi forse anche lì una speranza, eccetera, eccetera. No, devo dire, io ringrazio il professor Cucco per averci presentato questi interessantissimi documentari. Confesso che su quello di Pola mi ha colpito il vero dolore di questa gente che deve andare via, di queste persone non capiscono il motivo dello sradicamento. Allora forse anche più difficile che oggi, perché la gente al 90% viveva e moriva di dove era nato e aveva solo in certi esodi biblici se ne andavano, però avvenne. E forse la tragedia della nostra terra si avrebbe potuta raccontare con tutti i meravigliosi registi che abbiamo avuto, si sarebbe potuto raccontare un po' meglio, o con qualche film di carattere più pregnante, qualche testo esisteva, forse un Fellini ne avrebbe potuto trarre un momento di dramma senza attaccare la controparte, oltre quello che può essere opportuno, dico opportuno, cioè, che vuol dire che andare nel porto, cioè fare la cosa alla maniera giusta. E questo forse il Comune di Roma, e poi abbiamo anche, oltre che il sindaco del libero comune di Pola, abbiamo anche il sindaco del libero comune di Fiume, che ieri ha anche parlato, e forse si potrà fare qualche cosa. Abbiamo portato la parola esodo. Volevo ricordare che l'Italia si era, come dire, attrezzata per un esodo al momento della prima guerra mondiale. Vi ricordate che dopo lo sfondamento del fronte di Caporetto, una quantità molto rilevante di popolazioni furono spostate al centro Italia, qualcuno fino a giù, e nell'Italia del Nord non ha colto sempre con molta gioia, ma insomma si riuscì a sistemare, e là durò sempre un anno e mezzo, no? Da più o meno fin quando si riuscì a farli rientrare. Ci fu anche nel 41 un piccolo esodo, perché l'Italia già preparava la questione alla Jugoslavia del 6 aprile 41 e aveva già diramato delle istruzioni per dalle zone di confine immediate, quelle a ridosso del confine con il Regno di Jugoslavia, aveva già preparato delle disposizioni per il trasferimento, che poi in effetti avvenne, e non fu neanche tanto piccolo, perché io alcuni calcoli di carte che ho trovato, visto che sono sui 50.000 circa, quindi senza contare poi quelli che avendo amici, come avevamo noi per esempio a Capolizia vicino a Trieste, avendo degli amici in Istria e anche nella restante parte d'Italia, si andarono lì e restarono per settimane, perché la guerra iniziò il 6 aprile e la resa fu firmata il 17 aprile a Belgrado, quindi un periodo molto breve per una guerra, ma la vera guerra doveva cominciare 3 mesi dopo, con i fuochi sulle montagne accesi da coloro che volevano diventare liberi. Ora naturalmente non abbiamo parlato di esodo, di persone che vengono, ma queste persone vengono con una famiglia, vengono con dei ragazzi. Ora, finché sono in età elementare, poco male, andranno alla scuola lì, magari anche nelle medie inferiori, e quando sono le medie superiori, lì in Italia le medie inferiori cominciavano con latino. E dicevano, voi non sapete il latino, poi c'era un po', se uno andava al liceo classico c'era anche la storia del greco, e infatti il motivo che non l'hai fatto forse volentieri il classico, perché mi piaceva queste cose del classico, un po' uno fa degli errori nella vita, no? Dicevano, no, ma non è possibile, perché non sai il latino, come fa? E cioè, questo fu quello che ci opposero. Eravamo al campo profughi di Chiavari, in una di queste torri per le vacanze
della GIL, Gioventù Italiana di Torino, per chi non lo sappia, e eravamo appunto questi piani divisi da meravigliosi tramezzi di coperte, da cui ovviamente si viveva insieme, ma comunque insomma eravamo liberi, cosa che ha un vario significato. Io non mi ricordo che mi leggevo oggi chiedendo sempre in prestito qualcuno sulla spiaggia, e la cosa mi piaceva molto. Ancora oggi guardo questo settimanale con un po' di nostalgia. Mia madre diceva: mi compro 2 deca, che sarebbero poi 20 grammi, se ricordo bene, di marmellata, ma almeno la trovo, perché naturalmente dall'altra parte non trovo mica più niente. Però questo problema restava, poi c'è il fatto anche che se le famiglie erano un po' a rete, vero? Non era mica dei soldi, non è solo questione di pagare le tasse, bisogna pagare i libri, questione di dare qua. Ci fu un uomo coraggioso, intelligente, attivo, si chiamava il professor Troidi. Qualche volta i professori sono anche intelligenti, attivi e bravi, no? No, c'è quella brutta cosa che dicono che Dio ha creato tutto secondo uno schema, tutto è perfetto, tranne per 2, non si è ben capito. Uno sono le mosche e l'altro sono i professori. È una cattiveria, senza dubbio, io mi scuso di aver neanche citato. Ma comunque, insomma, Troili era insegnante al liceo scientifico di Fiume e organizzò questa cosa, organizzò questo collegio. Giaceva lì perché la GIL l'aveva creato come collegio preliminare all'Accademia Navale di Livorno, un po' come l'Annunziatella vicino a Napoli e propedeutica all'Accademia Militare di Livorno. E naturalmente con la guerra iniziata questo non aveva più senso. Ed è stato lì, poi hanno trasferito colà perché in posizione più sicura l'Accademia Navale di Livorno per non farla bombardare. Potevano bombardare, quindi anche recare i danni agli allievi, che, insomma, per addestrarli, per insegnare loro cose, costano parecchio, ma poi anche sono magari persone di grande valore di per sé, e li hanno trasferito lì, quindi c'è tutta l'attrezzatura. Anzi, lì addirittura ci andava a mangiare dopo la sua bella fuga da Roma il re l'imperatore, che si è imbarcato sulla corvetta Baionetta che veniva da Pola, perché la flotta fu mandata via, non imbarcarono un solo marinaio, che poi andarono a morire nei campi di concentramento tedeschi. Però il collegio restava libero e allora dissero: beh, sfruttiamolo e creiamo un collegio per studiare e Dalma. Così si fece e naturalmente mi dicono, c'è un mio amico che ha 88 anni in perfetta forma e mi dice, mi ha visto ancora piccolo, dice: sai, penso mio padre, eccetera, eccetera, ci sono delle cose. E lui mi ha detto che erano a Brescia in un collegio e con questo professore Troili li hanno messi in un vagone, stipati lì, e poi andati giù, verso su. È una fortuna che la linea funzionasse, perché già funzionava, perché soprattutto all'altezza di Ortona, dove passava la linea gotica, le distruzioni erano state notevoli, ma la bravura della nostra gente era già riuscita a sistemare la linea, pure facendola camminare molto piano. E altri invece venuti da altre parti, che dovevano fare dei cambi, aspettare, eccetera, eccetera, invece ci vedono persino 70 ore. Però erano cose, non era il tempo delle carrozze, delle diligenze, ma insomma dopo la guerra i momenti furono difficili, anche se sapevano sistemarli abbastanza rapidamente. Personalmente ricordo che mia madre subito volle andare a trovare il suo collega, non aveva sentito parlare, soprattutto dopo la questione del liceo civile di
camera di cui vi ho parlato, e rompo per Roma perché cercava, il soffitto sta vicino a piazza Euclide, ma lei si ostinava a pronunciare la tedesca Euclide. Naturalmente trovò poi per fortuna un signore che disse, ma lei forse vuol dire, trovò poi un altro professore gentile in questo ufficio e suo figlio è immediatamente partito, insomma, signori, io in 24 ore già camminavo, scivolavo fra i meravigliosi olivi di Puglia che voi avete visto, accompagnato da mamma, poi arrivammo qua e con la carrozzella, questa città un po' trasognata, con questi lecci che facevano ombra, le case abbastanza basse, però bello. E poi con la carrozzella fino al collegio, dove appunto trovai questo un mondo vecchio e nuovo al tempo stesso, vecchio nel senso che la lingua ufficiale non era il nostro italiano, ma era ovviamente il dialetto che si parla di tipo veneto, che si parla delle nostre terre. De dove ti sono? Costi fa? Perché squadra ti tieni? Molto importante, per la miseria. Io fui racconto razionale, dissi, io in questo momento sono a Roma. A Roma c'è la Roma e c'è la Lazio. La Lazio stava quarta, la Roma giustamente stava in fondo alla classifica, dopo finì in Serie B come ampiamente meritava, e da quel momento fui laziale, ma non c'era una razionalità, perché oddio, c'è una sola razionalità, la Lazio è stata fondata prima della Roma, forse anche 15 anni. E quando qualcuno mi domanda, ma come mai sei diventato laziale tu che vieni da quelle parti? E io dissi, ma perché bisognava avere una squadra, perché era importante. Dunque, nel collegio, la cosa più importante, vabbè, dico, nel frattempo avevano già fatto, erano venuti, avevano sistemato, trovato letti, ho trovato attrezzatura, avevano trovato un numero inverosimile di personale, perché era guerra, un po' perché c'era stata l'Accademia che aveva bisogno del più personale, e un po' perché naturalmente essendo quello che era la situazione, hanno avuto della comprensione, forse è stato preso più gente di quelle cose che oggi farebbero rivenire quel famoso commissario, interverrebbe con l'accetta, vero, come malauguratamente farà, oppure appuratamente, perché vabbè. E quindi i primi ragazzi andarono giù per le cantine a tirare fuori i letti, a sistemare, a dare un aiuto, a mettere a posto, e mancavano anche le scuole, le mancavano tutto un altro scientifico, non c'erano brindisi, però onestamente c'era una disposizione, una buona disposizione qui in Puglia, aiutare. E allora in un momento fecero questa sezione staccata del nautico, che gloriosamente ha licenziato tanti capitani che hanno fatto onore al nostro paese sui mari del mondo, e il liceo scientifico. Dopo il liceo scientifico è uscito fuori, è andato in un vecchio convento, ben messo al centro della città, vicino a una cappella o anche una chiesa, no, forse era una chiesa, forse è una chiesa, che era un museo con vari reperti, dove io andavo, mi sembrava di tornare all'antico, alle vecchie cose di Brindisi romana, dove arrivava Virgilio, dove sbarcava Cesare, dove Marco Antonio è uscito per andare dall'altra parte dell'Albania, dove Cesare stava combattendo la guerra civile. Il fratello di Marco Antonio fu chiuso un certo momento nell'isola di Veglia, davanti a Fiume, poi la guerra finì e lui poté liberare. Quindi trovavo già una società molto sviluppata, la quale non è che, come qualcosa noi diciamo, la nostra associazione che è servita a forgiare amicizie, no,
Sì, anche quello, ma soprattutto che quello per cui servono qualche volta le cose, che a sapersi affermare, difendere, andare abbastanza d'accordo con i colleghi, con i professori, con gli istitutori, va a camenarsi nel senso buono della parola e andare avanti. Noi avevamo un grosso vantaggio economico, nel senso che non ci costava niente, eravamo tutto spesati, persino la divisa ci davano, e avevamo l'obbligo di essere promossi a giugno, il che non era neppure troppo difficile, eppure ci sono stati due amici, ancora oggi lo rimpiango, uno l'ho rivisto, ma un altro era molto bravo, scriveva bene in italiano, cioè dei bei temi, ed era anche bravo, un bravo sportivo, sapeva giocare molto bene come centromediano, ma quella volta una posizione importantissima, un centromediano, e poi ha seguito minuziosamente il manuale come farmi buttare fuori dal collegio non studiando, eccetera eccetera, e la cosa veramente veramente penosa, e credo che se ne sia pentito, ma era troppo tardi, forse non c'erano dei genitori dietro che lo sostenessero, che lo incitassero a non farlo stupido e a fare qualche cosa per i stessi professori. Quando lui è andato per l'esame di ottobre lo cercavano, lui se ne era andato a spasso, non voleva, una specie abbastanza tragica. Lui pensava di avere le forze, e questo voi conoscerete come insegnante, di avere le forze per affermarsi della vita, perché il mondo quanto costa al chilo, non troppo sbruffone, ma pure abbastanza da perdere questa chance. Naturalmente la sua posizione era ottima, perché per via della questione dello sport, perché era tutto, non era importante che tu studiassi, fossi secchione, quella volta lo si diceva secchione, non mi ricordo, ma comunque non era importante, anzi era parecchio negativo, però era importantissimo che tu fossi, e soprattutto nel divino gioco del calcio. Nel divino gioco del calcio io non lo sapevo, ero una schiappa, in sostanza mi mettevano in difesa dove facevo meno guai, e facilmente mi aggiravano, contavo poco. Però così, con un po' di furbizia, a un certo punto usai la tattica: o becco la palla o blocco l'uomo. Onestamente non ho mai fatto le ciacchette, le cattiverie, no, questo no, ma quindi piano piano vedevo le mie, con mia soddisfazione notevole, vedevo alzarsi le mie valutazioni, invece di scegliermi come ultimo, come schiappetta ultima, mi sceglievano come per ultimo, già un passo avanti, ma volete scherzare, terzo ultimo, poi la mia gioia non ebbe più confini. Poi ebbi molto prestigio dal fatto che non davo vite, del mare di Fiume, del resto era un po' così, o montavi o affogavi, quindi toglievi la tua inutile esistenza a questo mondo, no? Ma io preferii la prima opzione, così sempre per curiosità, vedere cosa mi sarebbe successo nell'altro mondo. E poi questo collegio, che era pieno di gente, con molta gente con chissà, a sentire, a poter rilevare tutte le storie che c'erano, chissà quante cose si sarebbero potuto fare, ma una volta si andava avanti, si diceva, vabbè, ma insomma, adesso andiamo avanti, e poi lui è di lì, lui è di Pola, lui è di Albona, no, quello di Lucino, e così via. D'altro canto è così che va avanti, l'uomo non può stare troppo a meditare su se stesso, magari lo fa quando i capelli si ingrigiscono, cosa che a voi vedo in generale non succede, e quindi faccio i miei affettuosi auguri. Una cosa, sì, a Fiume c'erano, a Redisi c'erano alcuni fiumani, ma immaginate la mia sorpresa quando un giorno camminando per la strada
lì vedo il panettiere che stava a circa 100 metri dal nostro negozio. Era lui, era un bambino, uno dei figli. E io, ma cosa, Giopis si chiamava, dice, ma cosa fa? Qua, ma sai, mi hanno mandato qua, penso di aprire il negozio, ma non in una postazione sbagliata, poi seppi che dovrà chiudere. E c'era poi quel capitano Nollo di cui voi avete parlato, ed è un peccato che sia anche lui morto un po' presto, forse essendo così attivo avrebbe attivato a Brindisi la storia del degassificatore che a Rovigo l'abbiamo realizzato, e a Brindisi che doveva essere chiesto solo un parere in più, ancora non lo si fa, ma ne avremmo bisogno, e forse tutti devono dare un contributo. Quindi questo è stato un po' l'esperienza, un'esperienza positiva, poi si cominciava anche poi a conoscersi sempre meglio, da prima un po' di diffidenza, poi sempre più, e poi si cresceva anche nell'età, no? A un certo punto prima era uno di primo geoscientifico, da buttare via, poi il secondo già bene, il terzo cominciava a valere qualche cosa, e andare a mangiare addirittura con i grandi, i supremi, cioè quelli del quinto liceo scientifico, che avevano prestito senza fine, non così grande come quelli del nautico, che erano i signori del nautico, e poi erano destinati a navigare nel vasto mondo, alcuni di loro conosciuti, eccetera, eccetera, andarono a navigare nel vasto mondo e mandavano delle cartoline, qualche volta anche scrivevano, si vantavano di aver fatto l'amore con una negra, cosa che scatenava, non tanto invidia, no, per carità, ma proprio questo senso del vasto mondo che non mi ha mai abbandonato, tanto che dopo l'ho sempre preferito possibilmente andare fuori Europa, proprio per vedere, per sperimentare un po' cosa poteva essere. Le discussioni a tavola non erano particolarmente intellettuali o politiche. Voglio dire anzitutto che il cibo, che pare all'inizio dei primi anni 46-47 non fosse particolarmente abbondante e buono, e dopo tuttavia mi dice il mio amico di 88 anni, dice sì, ma io sono stato in campo per militari prigionieri in Francia, eccetera, ho visto la guerra, e dico, noi mangiavamo meglio che l'80% degli italiani rimasti, che stavano fuori del collegio, sempre meglio. Poi c'era un vizio effettivo che avevano i nostri, odiavano i ceci. Ma voi vi rendete conto, ma è una roba che soltanto dentro in India, che allora nelle regioni non mangiano il grano e se muoiono di fame non mangiano il riso, e viceversa, e ora non mangiano la frutta perché pensano che la frutta porta le malattie. Lì capisco un po' di più perché magari non sanno dove vengono malattie come il colera, però riso e grano mi sembra stare per così. E questi mangiavano, naturalmente questa abitudine mi salvò la vita di nuovo. Perché? Perché questi, c'era chi arrivava e metteva la testa da parte, e io adocchiavo e dicevo, ascolta, ma ti mangi questa finestra? No, me lo mangio. Era una puldara, perché mi ricordo una volta ci fu Patei, proprio il record che le mangiai, tre. Non mi sentì male, vi posso dire che non mi sentì molto bene, e cioè da quel momento amo i ceci, temo, consiglio un po' di olio genuino, come quello che io faccio nel Viterbese, e dei rametti freschi di rosmarino, eccellente. No, perché? Parlo così bene. Vuole parlare, ditemi qualche cosa. Abbiamo creato un'associazione
come del resto ha creato anche il collegio, adesso lui parlerà, il nostro collegio fratello, come bravi fratelli, fratelli coltelli. Quando ho detto va che venga il presidente da noi a parlare, mi hanno guardato male, ma no, ma cosa, ma perché? Ma no, ma lascia perdere, se io ho esistito. E ho conosciuto una carissima persona, il presidente Dorini, poi oggi non ho potuto venire, allora è venuto Tullio e ti continuo a fare un piacere di conoscere. E quindi l'associazione ha 30 anni, prossimamente 30 anni. Abbiamo sempre stato il vantaggio, che tanta gente non ho potuto conoscere, non ho potuto conoscere. Dopo 30 anni, beh, io ero all'estero, quindi non potevo solo 10 anni, soltanto perché mi hanno buttato fuori dal mio ministero, mi hanno buttato fuori per manifesta incapacità, perché non ho avuto, che avevo 67 anni. Sono cose che sono indicibili, vero? Invece di mantenermi fino ai 78, vero? Che è la mia attuale età. E sì, naturalmente siamo, con io ho conosciuto varie eccellenti persone, tuttora conosco, ma alcuni di loro, con questo finisco, hanno avuto la brutta idea di andarsene e quindi li ricordiamo. Dove siano andati non sappiamo, ma comunque pensiamo a loro con molto affetto. Vi ringrazio. In questo momento io mi sento come quelli che fanno diverse parti in commedia. A Venezia si dice falso del sangue del latino, vero? In questo momento io sono un ex allievo del collegio Fabio Filzi di Gorizia. Siamo i fratelli piccoli, loro sono venuti un po' prima, erano qui a Brindisi, al collegio Tomaseo. Il nostro collegio, quello di Gorizia, ha una vita diversa, era un collegio che permetteva di studiare ai ragazzi istriani, era situato a Pisino. In quella forma era un collegio per ragazzi della buona borghesia che potevano studiare. Invece il collegio Fabio Filzi di Gorizia era tutt'altro, era un collegio per profughi dove si viveva in modo molto spartano, con un cibo non molto abbondante. Io non ho fatto il servizio militare, sul mio foglio matricolare c'è scritto figlio unico di madre vedova con una sorella a carico, però mi sono cuccato 9 anni di collegio. Ho fatto il quinto elementare, le 3 medie e il liceo che ho frequentato a Gorizia. Anche noi abbiamo formato un'associazione che si chiama Ierimo, che vuol dire eravamo, Ierimo del Filzi. Il presidente dell'associazione è Fulvio Dorini, il quale non è potuto venire qui oggi e quindi io lo sostituisco. Fulvio Dorini ha un anno più di me, ha finito nel 55, noi abbiamo finito nel 56 e con questo si è concluso un ciclo. Il collegio Fabio Filzi di Gorizia ha chiuso agli studenti di scuole medie superiori e poi per un breve periodo soltanto quelli delle medie. Quindi noi siamo proprio gli ultimi di quella fase. Il collegio era strutturato in forma quasi militare. Avevamo una divisa che non usavamo tutti i giorni, la usavamo solo le domeniche e le feste, che forse era ancora peggio, perché quando ci permettevano di andare in libera uscita noi dovevamo metterci la divisa e andare in città vestiti in quel modo. Però d'altra parte dalle nostre parti si usava così e la maggior parte di noi accettava, non dico volentieri, ma senza protestare, questa situazione. Io non vi leggo
la relazione di Fulvio Dorini, per non tediarvi, perché non è mia, vi chiedo scusa, ma preferisco dire due o tre cose di personale. Io ero un secchione, cioè ero un ragazzo che studiava volentieri, scrivevo il finale dei temi di italiano ai miei compagni perché ero bravo in italiano, e però mi davo anche da fare per cercare di alleviare la situazione dura del collegio. Ad esempio, andavamo, ci prenotavamo per tutte le conferenze della Dante Alighieri, perché potevamo andare in città, trovavamo le ragazze del collegio delle Orsoline e questa era un'occasione per andare fuori. Poi ero discretamente bravo nello sport, anch'io, correvo, facevo gli ostacoli e allora avevo la possibilità di uscire un paio di volte, ero bravetto in questa situazione, potevo uscire un paio di volte alla settimana per andare a fare gli allenamenti. Avevamo come tutti i collegi delle squadre, perché delle squadre sportive, perché questo amalgamava, ci facevano vedere all'esterno, era una forma di aggregazione. Avevamo una squadra di pallavolo, noi, che era buona, abbiamo fatto dei campionati italiani, siamo andati a Napoli e siamo arrivati secondi, siamo andati da Gorizia a Palermo 1955, un giorno e mezzo di viaggio, credo, una roba, scompartimenti a 8 posti, dormivamo sulle reticelle là per aria, così siamo arrivati terzi anche là. Eravamo in un certo senso, non dico dei professionisti, perché lo dico ironicamente, però succedeva che il direttore del collegio, il quale ci teneva ai nostri successi, per migliorare le nostre prestazioni ci dava un cibo diverso, e noi nel periodo delle gare alla mattina, anziché il caffè latte, avevamo lo zabaglione, l'ovo sbattuto, sì, avevamo lo zabaglione. Qualche volta avevamo una bistecca fuori ordinanza, il che ci faceva molto piacere, ma ci metteva anche in una situazione disagevole nei confronti dei nostri compagni di tavolo, perché avevamo delle tavolate lunghe da una parte e dall'altra, e i nostri compagni ne dicevano tutte parole, insomma, perché insomma, avevano questo tipo di cibo. Ad ogni modo, non ho dei rincrescimenti. Io ho studiato volentieri, mi sono diplomato a Gorizia, abbiamo terminato quel ciclo e come loro alla fine abbiamo formato un'associazione. Non l'abbiamo fatto subito nei primi anni, lo abbiamo fatto in questi ultimi anni, e ci siamo trovati non annualmente come loro, però ci siamo trovati diverse volte. Ad esempio, 3 anni fa a Gorizia abbiamo fatto una riunione che è durata 4 giorni con il supporto dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, con Rodolfo Ziberna, con il sindaco, con il prefetto, la prefetto di Gorizia. Quindi abbiamo fatto una manifestazione che ha avuto anche un riscontro non solo locale. Abbiamo fatto una mostra fotografica, di cui adesso faccio omaggio al mio fratello maggiore. Abbiamo scritto anche un libro, tutti scrivono libri, e quindi abbiamo scritto un libro anche noi, ciascuno di noi ha scritto un capitolo, io ho scritto, come dicevo prima, il capitolo sullo sport, e adesso vi faccio parlare della dottoressa. Sì. E ci ritroviamo, speriamo, qualcuno ogni tanto non viene giustificatamente, ma insomma speriamo di trovarci ancora e auspichiamo di trovarci anche con loro. Vi ringrazio della presenza. Passiamo quindi adesso alla... Sì, con la viva speranza.